Che emozione dare io questa notizia, veramente, una cosa fantastica, veramente. Lukaku in Italia, finalmente, Lukaku, è arrivato in Italia, è arrivato. Che signora, sia arrivato Lukaku, sono emozionato. Ve la do io questa notizia, Lukaku è ufficialmente in Italia, ragazzi, ci sono le prove, c'è proprio un fermo immagine che lo testimonia. E quindi niente, siamo agli sgoccioli, diciamo. Adesso finalmente sta cazzo di trattativa si chiude finalmente. Ma vediamo il fermo immagine, vediamo veramente Lukaku in Italia, perché era ora veramente. Cioè c'è una parte di Lukaku in Italia, diciamo, cioè fondamentalmente c'è, non c'è un cazzo di Lukaku, cioè giusto quello, cioè giusto quello, giusto quello. Che roba brutta, veramente. È arrivato in Italia, è arrivato. Intanto è arrivato il cazzo, poi arriverà anche Lukaku. Condivisione del video, ti ricordo il canale YouTube. E che è sta cosa? Un distributore di benzina di mortecci sua. Quindi Luca è arrivato, voi siete contenti che è arrivato, felici tutti quanti, tutti contenti, va bene, va bene. Bravi, bravissimi, bravi davvero. E nessuno pensa a Diego, nessuno. Io non sono contento, non sono affatto contento che è arrivato Luca. Non posso convivere con una cosa del genere per tutto questo tempo, quindi. Ne avrei fatto a meno, ne avrei fatto a meno. Tu dici per i soldi, cazzo me ne frega, ma mica li spendo io quei soldi. Voi siete contenti che è arrivato Luca? Io non lo so, io mi sento, da quando è arrivato Luca già mi sento strano, mi sento diverso, mi sento. Quindi ne avrei fatto veramente a meno. Ragazzi, porca puttana, una sorpresa per voi, ho una sorpresa per voi, mi sta salutando già. Aspetta, aspetta, aspetta. Guarda che ti faccio vedere, ma solo sul canale del mister. Guarda chi c'è. Guarda chi c'è. Guarda chi c'è. Lukaku. Lukaku. Tre sabati. Tre ciabatte, lo dice pure lui. Tre ciabatte, ormai siamo rovinati, ragazzi. Lukaku è con noi. Sì, Farà tanti gol e saranno cazzi per quelli nella doccia con lui. Perché lui lo fa con tre ciabatte. Vedi, è una cosa così, eh. Ciao, tante cose, eh. Voglia, tirati giù. E che è quella bestia? E come vergognare sei andare in giro con una cosa del genere? È mostruoso, non ho mai visto una cosa del genere. Comunque potremmo farlo idoneo per la fanteria. Ma quale fanteria? Questo bisogna mandarlo in artiglieria con quel pezzo da 90 che si ritrova. È troppo sbilanciato per le marce questo. Mi vesti. Mi vesti di subito che mi fa schifo, mi fa. Lukaku 70% è perché mi hanno detto che addirittura è arrivato a malmenare la porta dell'ufficio dell'amministratrice del Chelsea perché lui se ne vuole andare, non ne può più, è disposto a dimezzarsi l'ingaggio, è disposto e il Chelsea non ne può più di starlo a sentire. Alessandro, io ho saputo addirittura che ha malmenato la porta del Chelsea senza le mani, solo con la Ed è molto probabile. Ha fatto molto più rumore perché gli ha dato una sciabolata, gli ha dato. E lì si sono spaventati. E non morbida, direi, e non morbida. Oh, Dio, oh, Dio.